Un saluto a tutti, come vedete sono in ottima compagnia, avete già visto una copia del libro qui davanti a me, Insetto o scherzetto di Sara Spinazzola, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, uscito da pochissimo. È una raccolta di racconti molto particolare. Innanzitutto benvenuta a Bologna. Grazie, grazie mille. So che questo tuo libro, questi racconti, sono nati anche da una tua paura, forse anche un po' un modo per esorcizzarla, dicevamo prima fuori onda. Raccontaci come nascono questi racconti. Allora, questi racconti nascono sì da una paura, da una fobia, proprio una paura irrazionale da cui io non so gestire per gli insetti. Insetti quelli che troviamo spesso in casa, ma anche nei giardini o fuori. Per me che vengo da Milano e abituata all'asfalto, al cemento, difficile insomma la coabitazione, ecco. E un giorno, ritrovandomene in casa diversi, non nello stesso momento grazie a Dio, ma comunque ho trovato una cimice una volta, un ragno, degli scarafaggi, una locusta anche, mi è successo, le forbicine, ho deciso di raccontarle in storie divertenti e un po' paradossali anche, ai bambini, e farle diventare degli insetti spesso un po', come dire, maltrattati, considerati schifosi, giustamente, perché alcuni fanno anche abbastanza schifo, ridargli una dignità e anche uno spasso, un divertimento, un intrattenimento diverso da quello che insomma di solito ci capita. Cosa fanno gli insetti all'interno del tuo libro? Facci qualche esempio. Allora, gli insetti del libro intanto sono 10, sono tutti diversi, c'è una banda di scarafaggi che un giorno trova il mondo troppo sporco e decide di pulirlo, o c'è una banda di cimici che partecipa a un campionato mondiale di nascondino e cercherà di vincerlo. Ci sono delle forbicine acrobate di un circo, c'è una larva, un larvo, il racconto che si chiama Il larvo innamorato, lavora in a Larva Hotel e si innamora di una larva che lavora alla reception. Poi c'è una storia ambientata nel Far West, l'ultimo racconto che è definito La Cosa, non sappiamo che insetto sia ma è molto schifoso, è orribile. Però è protagonista del racconto e salverà la città probabilmente di Farfax City. Devo dire una grande fantasia nel trovare una collocazione a questi insetti che non sono i classici insetti che noi tutti abbiamo amato in qualche storia, le coccinelle graziose, le farfalle colorate, quindi davvero tanta fantasia. Sì, tutta questa fantasia è proprio nata veramente dall'esperienza, dalla realtà, devo dire. Non ho passato tantissimo tempo a trovare l'ispirazione, cioè essendo che sono stata visitata da questi insetti continuamente fino a che non sono arrivate le zanzariere in casa, perché io abito vicino a un parco, al Parco Alto Milanese a Legnano, zona vicino Milano, e abbiamo avuto un periodo senza zanzariere e stando in quella parte lì vicino al parco era impossibile non vedere in casa, entravano da tutte le parti. C'è un racconto che si chiama Il mostro pallina, che è quell'insetto, non so se è presente, che tu lo tocchi e diventa una pallina scura, nera. Si chiama porcellino di terra, a dire il vero. È un porcellino di terra, si chiama. Vive nella terra, nei posti umidi, però riusciva a entrare sempre da sotto la porta d'ingresso di casa. E il porcellino di terra è diventato poi il mostro pallina, infatti lo chiamo, è l'unico che mi sta simpatico, devo dire, e nella storia è un bel personaggio che cercherà di fare amicizia con altri insetti. Nel libro tu mi chiedevi cosa succedono, gli insetti spesso, come sappiamo, si uniscono per sopravvivere, dalle formiche in poi ci viene in mente, no? I formicai, le vespe vivono in alveari, sono molto sociali le vespe, ma anche le locuste quando hanno bisogno si mettono insieme, distruggono piantagioni e quant'altro. Quindi quello che diciamo il tema dei vari racconti spesso è proprio l'unione, la collaborazione.
si parla anche un po' di ambiente, del rispetto dell'ambiente, come gli scarafaggi che vogliono pulire il mondo, o anche di amore come l'arvo innamorato. Diciamo che vengono toccati molto vari sentimenti, e, spesso nella collaborazione. Speriamo che nonostante le zanzariere questi insetti ti parlino lo stesso in futuro, magari dall'altra parte della barricata, mettiamola così. Io ti faccio un'ultima domanda, perché non voglio sviscerare troppo le storie, perché è bene che i nostri piccoli telespettatori la vadano a leggere, a scoprire magari insieme ai genitori, leggendole appunto insieme. Sono 10 racconti, dicevi, e ognuno con protagonisti diversi. Che cosa ti piace dello scrivere racconti? Ma allora, io è la mia prima raccolta di racconti, ho esordito con un romanzo per adulti, questa è la mia prima prova, diciamo, per bambini, per infanzia, e che ho sempre adorato, sempre guardato con grande stima gli autori per bambini e per l'infanzia in generale. Mi ci sono cimentata col desiderio prima di tutto del divertimento. La dimensione del racconto per bambini in età, questo è un libro per bambini delle elementari, diciamo fino agli 8 anni, e la dimensione del racconto la trovo la migliore per raccontare delle immagini, delle storie che però non hanno bisogno di grandi messaggi, ma che vanno proprio nell'intrattenere, nel divertimento. Cioè, ho scritto un libro per divertirsi. E questi racconti, e volevo parlare di insetti a bambini e bambine nell'età in cui ancora gli insetti proprio, cioè la natura ci parla in un modo che dopo un po', nella crescita un po' si perde. A me non ha mai smesso di parlarmi, perché la mia paura mi impedisce di farne un aspetto indifferente, cioè uno dei tanti aspetti della realtà. Io in casa, cioè se non ci fosse il mio compagno Christian, sarei completamente fregata, cioè, e se non c'è lui c'è l'aspirapolvere, ma non risolve i problemi. E invece ai bambini di quell'età lì, dell'età scolare, sicuramente parla, e il racconto mi sembrava proprio la forma migliore per entrare dentro questo. Indubbiamente. Allora, grazie per essere stata qua con noi. Noi consigliamo Insetto Scherzetto di Sara Spinazzola, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao.